I tratturi, le antiche autostrade verdi che attraversano anche il Molise vanno salvaguardati, tutelati ed anche valorizzati, perché oltre a rappresentare la memoria storica del nostro Paese, possono essere valido strumento di promozione turistica. Con questa finalità il Moligal ha presentato un progetto con il quale chiede all'UNESCO il riconoscimento della transumanza patrimonio dell'umanità, un progetto al quale hanno aderito un nutrito gruppo di partner italiani ed europei. Si tratta di altre 4 regioni meridionali del nostro Paese, del alcune regioni di Spagna, Finlandia, Francia e di recente anche di Grecia. La lettera di candidatura è stata sottoscritta a Campobasso nel corso di un seminario al quale hanno preso parte tra gli altri l'assessore regionale alle politiche agricole Vittorino Facciolla ed il coordinatore del Moligal Nicola Di Niro. La regione condivide e sostiene la candidatura come ha spiegato l'assessore Facciolla. Oggi si presenta la candidatura di trattori all'UNESCO. Quindi indicazione comportamentale straordinaria che è idea di preservazione altrettanto importante, quindi parliamo di le nostre, delle nostre autostrade, della transumanza che devono essere preservate, riscoperte. Eh, riconiugate alla modernità e al futuro, ma ancora di più rese fruibili quindi valorizzate. Questa è la nostra idea, lo stiamo facendo attraverso la candidatura UNESCO, ma lo faremo anche attraverso le forme di tutela, anche legislativa di quelle che saranno le iniziative di valorizzazione e utilizzo di questa bella nostra storia regionale. Ambizioso il progetto promosso dal Moligal. Il Moligal è... Per ora il lavoro di creare un partenariato coeso intorno a un tema importante è un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto perché finalmente riusciamo a firmare questa eh, benedetta lettera che segna l'inizio di questo progetto avventura, lo chiamo io. Comunque iniziamo, dieci anni saremo impegnati sul territorio per valorizzare eh, il tratturo e la civiltà della transumanza proprio per dare un'identità a un progetto culturale, turistico e non solo.